Nasce ad Ascensione, che è una frazione di Lugo di Ravenna in Romagna. Quindi nasce in campagna, le piace molto la campagna, ma non, da subito non vede il suo futuro, probabilmente. In campagna le piace molto leggere, le cronache, diciamo così, ci dicono che lei si nascondeva nel fienile per leggere le poesie o i libri in modo che la nonna non la trovasse e potesse continuare a fare quello che le interessava, cioè leggere, studiare. Soldi si pagava gli studi e fatti gli studi in filosofia, poi si è fatto anche la scuola di servizio sociale lì a Bologna e Quindi poi Lensis. l'ENSIS esattamente. E poi comincia a lavorare, fa il primo tempo, comincia a lavorare come assistente sociale a Borgo Panigale, a Borgo Panigale. E poi dopo la storia si intreccia con quello che poi sarebbe diventato papà, Renzo Caligara, perché girando per l'Italia per organizzare dei servizi sociali la incontra, la invita a Roma, lei accetta e dopo penso un paio d'anni si fidanzano e poi insomma si sposano. Diciamo, non è amore a prima vista, questo ci dicono le cronache, però insomma dopo un po' si mettono insieme, decidono di sposarsi e mettono su famiglia a Roma, e a quel punto è l'ISCA. Il mio ricordo di Carmen Pagani si lega innanzitutto a una fotografia. È una fotografia in bianco e nero che la ritrae a Borgo Panigale nel 1954, un quartiere di Bologna, insieme all'altra collega, e sta ricevendo l'allora assessore del comune di Bologna per presentargli i problemi del quartiere. Ed è una foto a me particolarmente cara perché Carmen me la diede, ovviamente poi la restituimmo, ma me la diede durante i lavori di preparazione tra il 2002 e il 2003. I lavori di preparazione del CD-ROM costruito con l'allora facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale, il CD-ROM Presenze Deboli, Saperi Forti, che ora è anche online. C'è una piccola sezione all'interno di questo CD-ROM con delle foto in bianco e nero che abbiamo raccolto intervistando personaggi importanti. E allora andammo a intervistare io e Fabrizia Bagozzi, che insieme a me, insieme ad altri colleghi, lavorò a questo CD-ROM, andammo a intervistare Carmen Pagani. Carmen aveva uno sguardo indagatore, acuto, molto intelligente e anche una capacità di metacomunicazione, secondo me, fuori dal comune. Durante quell'intervista lei saggiò anche un po' la nostra preparazione rispetto ai temi che volevamo toccare, e però insomma, fu anche molto, molto piacevole questo scambio rispetto poi al significato del servizio sociale di comunità. E in questa foto la vedete molto sorridente, lei è al centro e sta guardando il sindaco e sta sorridendo, e dietro ci sono i cittadini, e mi sembra molto, molto esemplificativa. Il secondo ricordo è legato invece a un periodo tra il 2011-2012, ora non ricordo con esattezza, nel quale io stavo raccogliendo i materiali e stavo preparando il mio volume sul servizio sociale di comunità. Ho chiesto di poterla incontrare per fare una, diciamo, chiacchierata con lei. Nelle mie intenzioni era da un lato un po' un'intervista e dall'altro cercare di avere un rimando anche da colleghe, come dire, importanti che avessero lavorato anche nel passato su questi temi. Ricordo che allora lei mi ricevette con molta gentilezza a casa sua, era presente anche Maria Lorenzoni Stefani, abbiamo preso un tè insieme ed è stato un incontro di diverse ore, molto proficuo, molto interessante. Credo che quel suo spirito, che altri colleghi raccontano all'interno della bibliografia, di particolare attenzione, pervicacia, dedizione, sia anche
assolutamente di grande esempio anche per le future generazioni, perché senza questa applicazione, oltre alla passione, il servizio sociale prosegue con difficoltà. Conosciuto a Pagani nel 1954, una visita da lei fatta con Renzo Caligara alla Spezia, al mio ufficio dove io lavoravo. Pagani è stata, insieme a Renzo Caligara, la persona che per prima ha iniziato la collaborazione con Riccardo Cattelani nell'avvio, nell'organizzazione e nelle prime direttive dell'Istituto. E gratamente Renzo Caligara scomparirà, perché sposandosi Renzo si ritirerà, andrà in un altro istituto, Carmen rimane. Quindi Carmen Pagani, possiamo dire, che è stata la persona che per prima, insieme a Riccardo Cattelani e al presidente professor Parenti, hanno avviato l'istituto in senso organizzativo e direzionale. Anche lei ha lavorato a Borgo Panigale non tanto tempo, perché poi è stata chiamata alla segreteria generale dell'ISCAL, che allora nasceva, però dopo il segretario generale Cattelani, che è stato segretario generale fino alla fine del, praticamente un anno prima è andato via, ma lei credo che sia rimasta, senza averlo mai pronunciato esplicitamente, una fedele, come dire, professionista dell'interlocuzione individuale. Rivedrò Carmen al momento in cui nel 1956 vengo nominata consulente della Toscana, trasferita a Firenze Solotto, perché Carmen insieme a Cattelani indubbiamente pensano di riunire consulenti delle varie regioni d'Italia per avviare la formazione alla consulenza e poi alla supervisione. Da questo punto di vista direi che Carmen aveva quell'intelligenza, quella formazione teorica professionale che le permetteva di stare molto in contatto con gli enti di servizio sociale di livello nazionale, vedi l'AI, vedi il CISSE, no? Tutti quegli organismi che poi si interessarono per far giungere anche in Italia la voce dei docenti d'America, per esempio, no? Io mi ricordo, io ho studiato al CEPAS quando c'era Angela Zuccone, scuola di Olivetti, dei Calogero, dei Mario Rossi Doria, dei Ferrarotti, eccetera, eccetera, orientati ad un lavoro di base più di carattere comunitario che non di carattere di aiuto alla persona. Dico questo perché, secondo quello che io ho potuto capire nel tempo, Carmen Pagani era una campionessa dell'interlocuzione individuale. Non so se rendo l'idea. In questa situazione. E con l'ISCAL appunto stava nell'attività di formazione, di organizzazione di questi servizi sociali che in qualche maniera dovevano insegnare a dei cittadini che dalla campagna andavano in città, che andavano in casa, a come fare il comitato di quartiere, come organizzare la riunione del condominio, come diventare cittadini. Ecco, non si dava per scontato che tutti i cittadini lo fossero, sapessero usare le istituzioni democratiche, quindi questo è stato il lavoro che li ha appassionati moltissimo. Sono andati anche in Spagna, sono andati in Jugoslavia, a spiegarlo, a raccontarlo, insomma, cioè, a vedere come erano anche le Inghilterra, insomma. Quindi in alcuni di questi viaggi siamo stati coinvolti anche noi, chiaramente noi giocavamo e loro facevamo le loro riunioni fumose, perché a quel tempo si fumava. Cioè la funzione, mi sembra, di Carmen Pagani fin dall'inizio della nostra istituzione fu quello di un'attività relazionale sul piano delle istituzioni di servizio sociale,
molto forte, forse da questo punto di vista è stata la persona che maggiormente ha svolto questa funzione, per la preparazione del personale. Si deve infatti a lei la formazione diretta sul piano professionale dei supervisori e dei quadri nell'istituto, attraverso personale straniero. Lina Casa ha istituito nel 1953, credo, un servizio interno a Lina Casa che era l'ufficio del servizio sociale, che non aveva dipendenti propri, ma nei quartieri che venivano a mano abitati chiedeva alle scuole di servizio sociale di indicare degli assistenti sociali diplomati, ovviamente, che potevano andare a lavorare in quello che si presumeva sarebbe stato poi il centro sociale. Molto spesso questo cosiddetto centro sociale era un appartamento provvisoriamente utilizzato come ufficio degli assistenti sociali e come centro sociale. E Pagani fu quella indicata dall'Enses di Bologna per Borgo Panigale. E siccome poi fu conosciuta dagli attori, allora dirigenti, Scassellari, Renzo Caligara, che poi ebbe la sposata, ma quell'anni dopo, e soprattutto il segretario generale, fu chiamata poco dopo, quindi ha lavorato credo 2 anni, forse 3, non lo so, come assistente, e poi è diventata dirigente della segreteria generale dell'ISCA. Dal punto di vista iniziale fino al momento in cui però, e qui bisogna fermarci, in cui Pagani cessa la formazione diretta perché le viene tolto il nord d'Italia e passa responsabile di un ufficio di staff, cioè il servizio attività e metodi. Pertanto la sua formazione continua, ma continua attraverso sistemi di pubblicazioni, di documentazione su vari aspetti del lavoro dell'istituto. Non so, lei che raccoglie tutto, raccoglieva sempre tutto, anche se non ci vedeva, se no non avrebbe raccolto quello che c'è. Lei lo faceva, ma lo faceva anche di se stesso. Una volta mi ha portato in cantina sua a casa a vedere i suoi diari professionali, che tanto ha lavorato tutta la vita, arrivavano al soffitto fino al pavimento ed erano i diari giornalieri. 35 chiudono tutti gli enti nazionali, cioè, le regioni prendono tutte le funzioni che erano di alcuni enti, eccetera, vengono, tra virgolette, i famosi enti inutili, tra gli enti inutili c'è anche quello dove lavorava mamma, l'ISCAL. Tutte le persone dell'ISCAL vengono riassorbite in vari uffici. Lei sceglie il Ministero dei Lavori Pubblici. Ma aveva detto, ritorniamo io e te domattina là, di caffè che cambia. No, perché ci potrebbe essere qualche documento sparso da prendere. Io sono andata agli archivi personali per un mio fatto personale. Lei ha raccolto tutte le carte, ha trovato tutti i cassetti e rischia di avuta fuori così. E finalmente abbiamo chiuso per l'ultima volta questa. Io, Carme, quando mi ha chiamato per aiutarla sugli archivi che la Sostos, lei ha partecipato, era uno di quelli che, insieme con Catelani ed altri, hanno sostenuto la necessità di creare questa società per raccogliere la documentazione delle attività di servizio sociale dal dopoguerra praticamente fino al 72, cioè al decentramento regionale. E quindi secondo me la Sostos, se ha fatto quello che ha fatto, si è sopravvissuta all'idea iniziale, si ha raccolto degli archivi, ormai sono pressoché tutti sistemati dall'Archivio di Stato, il merito di Carmen Pagani, perché su questo era imbattibile, cioè non perdeva una carta, schematizzava tutto, appuntava tutto, e quindi ha fatto in modo che gli enti in corso di scioglimento, questo e quell'altro, versassero alla Sostos
e quindi abbiamo la, abbiamo CIS, abbiamo CID, abbiamo l'ISCA, abbiamo l'ISES e così via e così via, è inutile che sto, e ha anche alcuni fondi dei cosiddetti protagonisti, ha avuto in, nel fare questo lavoro un limite terribile, non ha mai preso in mano oltre che la matita e la penna un computer. Io non sono bravo, mai, tutto quello che Pagani ha fatto l'ha appuntato con la penna e con la matita e mettendo un pezzo di carta, uno spillo, questa era la sua caratteristica di fondo, questa è Carmen Pagani. Anche se non si vedeva, anche se non si capiva, si capiva chi l'aveva messo lì in attesa che fosse catalogato, inserito, eccetera. Se io penso la Sostos, il lavoro che ora continua Enrico con Maria nel rimettere a posto nell'archivio di Stato, nell'archivio dell'Istis, il materiale degli enti, è un'opera che nessuno ha fatto se non lei, nel senso che solo lei ha avuto quel coraggio di sacrificio enorme per arrivare a quel punto. Non l'ha avuto nessun altro e questo credo sia l'onore maggiore dell'Italia professionale della Carmen Pagani. Io ho conosciuto per la prima volta Carmen Pagani nel 99 in occasione di una premiazione per una tesi di storia del servizio sociale, in cui c'era un seminario di studio prima della presentazione di questa premiazione. E sono rimasta colpita dall'interesse che Carmen Pagani dimostrava per la storia del servizio sociale, ma soprattutto dalla sua capacità di dimostrare, di rendere evidente la necessità di una ricostruzione di tipo storiografico del servizio sociale, un interesse che direi trasmetteva in modo appassionato. Mi aveva molto colpita da questo punto di vista e anche dal punto di vista della carica umana. Un altro grosso merito che va riconosciuto a Carmen è l'idea che questo materiale, la documentazione del servizio sociale, non dovesse essere di esclusivo interesse per la professione, ma potesse interessare anche altri, in particolare gli storici contemporaneisti. E questo direi che è un valore di riconoscimento anche del valore della professione come un depositaria di una storia di nicchia, ma di una storia sociale del paese importante. Attraverso la documentazione raccolta si può conoscere l'evoluzione sociale del paese in una maniera molto più approfondita e di spessore di quanto la storiografia ufficiale abbia fatto fino adesso. Poi ho avuto l'occasione di incontrarla in modo più, come dire, più vicino, perché nel 2010, dopo che lei mi aveva chiesto di occuparmi della ricostruzione della biografia di Paolina Tarugi per una ricerca più completa che riguardava il convegno di Tremezzo e i suoi protagonisti, avevo avuto il grande piacere di stare una giornata a casa sua e oltre che di, come dire, mettere le mani in una moltitudine di sue carte che lei mi aveva messo a disposizione, ricordo in particolare le copie dei quaderni di informazione per assistenti sociali, avevo avuto la possibilità di conversare a lungo con lei sull'indirizzo di queste ricostruzioni storiografiche e mi aveva, come dire, colpita la sua apertura, la sua disponibilità, questo suo interesse storico autentico. E ci eravamo trovate d'accordo sull'importanza di aprire un periodo che è rimasto oscuro per il servizio sociale italiano, che è quello della sua effettiva nascita nel 1921 con la nascita dell'Istituto Italiano di Servizio Sociale, di Assistenza Sociale, fondato anche da Paolina Tarugi e poi
assorbito dal regime fascista, e poi la nascita della scuola di San Gregorio al Ceglio, che preparava gli assistenti sociali fascisti. E abbiamo convenuto sulla necessità quindi di togliere questo velo che aveva oscurato per molto tempo questo periodo, tanto da sostenere in molta letteratura del Servizio Sociale Italiano che la nascita della professione avviene dopo la liberazione. E Carmen Pagani ricordava questa obliterazione, questa omissione, e lei diceva: siamo stati tutti accompagnati nell'omettere questo periodo, perché era molto importante segnare una frattura tra il servizio sociale del periodo fascista e quello successivo alla liberazione. E lei sosteneva che se questo aveva avuto un senso di tipo politico nel passato, non ce l'aveva per la ricostruzione storica del servizio sociale, e quindi anche quella parte, quel periodo così difficile, così lontano dal sistema dei valori del servizio sociale, avrebbe dovuto essere indagato. Perché secondo me Carmen Pagani aveva una prospettiva che era una prospettiva storiografica. La perfezione di Carmen emerge anche in maniera molto chiara guardando la sua modalità di raccolta dei documenti. Nel riordinare il materiale che ho avuto il privilegio di ricevere dai suoi figli quando hanno dovuto sgombrare casa, ci sono tante male copie conservate di documenti di cui c'è una prima, una seconda, una terza edizione, ed è tutto conservato in cartelle improbabili, messe insieme con spille da sarta, che dimostrano una creatività e inventiva molto particolare. Carmen non usava le cartelle tradizionali, ma le costruiva con cartoni che avevano tutt'altra origine, e credo anche molto divertente, o comunque che mi ha colpito e che mi ha fatto riflettere, il suo rapporto con le attività domestiche. Pur rappresentato una generazione in cui la donna aveva una tradizione di cultura domestica importante, Carmen ha sempre ritenuto che queste attività costituissero una perdita di tempo rispetto a una dimensione culturale che aveva decisamente un prestigio. Per cui penso che siamo tutti debitori di questa invenzione, di questa apertura di un nuovo corso per il servizio sociale, che è quello intanto di riconoscere l'importanza della storiografia del servizio sociale, della trasmissione alle nuove generazioni di assistenti sociali della storia, perché attraverso questa trasmissione è possibile incidere sulla costruzione dell'identità professionale e non sentirsi, ogni volta appena nati, aspetto che secondo me incide sulla fragilità dell'identità. E poi il rigore metodologico che lei ha perseguito anche entrando in rapporto con tutta una serie di autorevoli studiosi storici, e quindi creando una sorta di contaminazione che credo sia stata molto importante per far conoscere la storia del servizio sociale anche al di fuori di quella che è la nostra comunità professionale. A ottenere una cosa l'otteneva, quindi mi ha cercato e mi ha coinvolto nel lavoro della Sostos. Mi ricordo di lei
personaggio piccolino ma molto forte, molto volitivo, che perseverava i suoi obiettivi con grande tenacia e la passione per questa Sostos. Dietro ovviamente c'era un pensiero, il pensiero era che non si può fare, non si può costruire oggi nulla se non si va a riguardare la storia. E uno dei convegni più interessanti che mi ricordo ha fatto e ha organizzato Carmen è stato proprio quello su Tremezzo, dove mi ricordo che io ho partecipato anche facendo una breve storia, diciamo, però diciamo dal 70 in poi, che poi è la mia storia. E ricordo che all'epoca insegnavo, portai anche gli studenti proprio per diffondere questa sensibilità sulla conoscenza della storia del servizio sociale. Mi affidò all'epoca l'impegno di portare avanti i concorsi per le tesi, e ogni anno che viene bandito mi ricordo che costantemente ricevevo la sua telefonata: allora a che punto stiamo? Cioè, aveva questa grande capacità intanto di ricordarsi nonostante l'età, di tutte le scadenze, ma poi anche di seguirti in modo molto preciso, in modo tale che insomma, non si dovesse sbandare e perdersi per strada. E la storia non si fa senza pezzi di carta e senza poter leggere queste cose. Alcune cose sono interessantissime. Faccio un esempio banale. Noi, uno dei fondi che abbiamo finito di sistemare recentemente all'Archivio di Stato, sono, non mi ricordo quante, credo che siano una quarantina di, le chiamano buste, lì, faldoni, di tesi di servizio sociale. E dove avrebbe trovato lei racconto? Emma Morin, che è stata un'assistente sociale che ha girato il mondo, a parte che sapeva bene le lingue, aveva un archivio confusissimo, vabbè, a parte che abbiamo un po' sistemato, ma c'è una documentazione di tutti i convegni o colloqui italiani e europei di servizio sociale e quelli internazionali. E dove lo trova? Poi non gli può interessare, questa è un'altra questione, ma c'è solo lì. Carmen Pagani io l'ho conosciuta durante il mio mandato, diciamo, prima come consigliere del CROSS, poi come vicepresidente e come presidente. Lei era all'epoca vicepresidente della Sostos, è stata una cofondatrice della Sostos, per cui l'ho incontrata e non la conoscevo prima, o perlomeno personalmente. L'ho conosciuta in quelle occasioni, sono rimasta colpita naturalmente dal suo stile, proprio uno stile gentile, delicato, un approccio morbido, sobrio, competente, molto competente. Questo anche puntuale rispetto alle tematiche da trattare. Quindi abbiamo avuto una relazione più di tutto professionale tra il Consiglio Nazionale e la Sostos e lei rispetto ad alcuni temi. Dopodiché, diciamo, della sua storia conoscevo pochissimo. Mi sono ricordata di lei, o ci siamo ricordati di lei, nel momento in cui abbiamo inaugurato la sede, cioè nel 2009. Nel 2009, prima, in occasione dell'apertura della sede, una sede che abbiamo faticosamente, voglio dire, acquistato con i risparmi dei consigli nazionali precedenti, abbiamo acquistato e quindi anche risistemato. L'inaugurazione, l'inaugurazione della sede, abbiamo dedicato una giornata di riflessione sui diritti sociali e sulla Costituzione. In quell'occasione, in mattinata, quindi abbiamo fatto questa giornata di riflessioni e abbiamo premiato o individuato delle persone benemerite, le abbiamo chiamate benemerite del servizio sociale, interne ed esterne al servizio sociale. Tra gli interni abbiamo naturalmente
pensato a Carmen Pagani perché era, diciamo, una veterana del servizio sociale, una storica, una che si stava, continuava ad impegnarsi nonostante la sua età, e con lucidità, fermezza, competenza e sensibilità, e a lei come interna al servizio sociale e ad altri personaggi come Pasquale, il professor Pasquale Costanzo, che ha in qualche modo sponsorizzato e accompagnato il processo di accademizzazione del servizio sociale all'interno dell'Università di Genova, e come pure il professor Giuliano Giorio, che ha proprio dato il via al processo di accademizzazione, in qualche modo sostenendo l'attivazione del quarto anno in servizio sociale presso l'Università di Trieste. Quindi questo è stato il momento in cui abbiamo in qualche modo, come dire, dato pieno riconoscimento a Carmen Pagani, che ha poi tagliato il nastro. Scritto da lei, la sua calligrafia era riconoscibile, e in fondo c'era la ricevuta del bar. Pagani ha speso lire, che ne so io, 600 per due caffè e 4 grammi, eccetera, eccetera. Non buttava niente. Abbiamo detto, vabbè, questo facciamoci il padrino. Abbiamo avuto una lunga conversazione, poi mi ha messa a un tavolo con i documenti e poi se n'è anche uscita perché doveva andare a una riunione, quindi mi ha lasciata lì 2 o 3 ore. E poi è tornata, devo dire che mi ha offerto un pranzo, abbiamo mangiato una pessima pasta. Non so se fosse una brava poca. Inizio, in centro, via... dove c'è una cosa storica, nuova, niente, cancello. Cioè stavano via il venerdì, sabato, domenica e tornavano lunedì, quindi comunque tante cose non si sapevano perché comunque lavoravano 25 su 24 ore. Finalmente a casa si occupavano della famiglia, ecco. Certo. 2 anni fa, sì, 2 anni fa morta. Però come io nelle mie entrevici c'è ancora lei. Questo qua? Quello che abbiamo guardato adesso della comunità. Sì, sì. C'è ancora, non sono pazza. No. No. E allora cercavano qualcuno e quindi raccomandai mamma, dire mamma, prendere mia madre. Mi divertì molto questa cosa perché poi chiaramente analizzarono vari curriculum e così posso dire di aver raccomandato mia madre. Quindi saluto davvero Carmen con grande affetto, moltissima stima e tanti auguri alla Sostos.